Successo per la prima edizione di Squilibri, Festival delle Narrazioni, che si è svolto per 3 giorni a Francavilla. Un successo che fa già pensare al prossimo anno per l'ideatore Peppe Millanta e il comune di Francavilla, come ci ha dichiarato il sindaco Luisa Russo. Tanti gli appuntamenti di rilievo, ricordiamo i 7 finalisti del premio Strega e presentazioni di libri in anteprima nazionale. Gremita la piazza per Paolo Crepè con Lezioni di sogni. Questo libro si intitola Lezioni di sogni. Questi sogni quanto sono lontani dalla realtà? Di quali sogni parliamo? No, non parliamo dei sogni nel senso freudiano, parliamo dei sogni, cioè di uscire fuori, di aprire una finestra e guardare le stelle, quel sogno lì, cioè il sogno che ha portato l'uomo più meritevole a fare cose incredibili. E chi non sogna è un mediocre. Toccante la presentazione di Dacia Maraini del suo libro dedicato a Pierpaolo Pasolini. Che cosa le piace raccontarci in questa breve intervista che ricorda la figura di Pierpaolo Pasolini? Beh, che lui è completamente diverso nella vita privata, nella vita degli affetti. Non era quell'uomo provocatore, aggressivo, che passava... per cui la gente pensava che lui fosse, no? Lui era veramente una persona delicatissima, mite, sensibile, gentile, però siccome l'hanno attaccato in continuazione poi reagiva e diventava anche qualche volta aggressivo, però era una reazione, perché lui di natura era una persona anche timido, fra l'altro, cosa che non ci si aspetta da lui. Siamo con Paolo Primavera della casa editrice Edicola Ediciones, presente qui a Squilibri, e vicino a lui c'è un autore, Andrés Montero, che presenta proprio in occasione di Squilibri, in anteprima nazionale, il suo libro La morte goccia a goccia. Andrés si è fatto conoscere dal pubblico italiano conquistando molti lettori con il suo primo romanzo, sempre tradotto da Edicola, Toni Nessuno, ma qui a Squilibri presenta in anteprima nazionale La morte goccia a goccia, che è il suo ultimo lavoro. Andrés è un autore pubblicato in molti paesi, sia europei che latinoamericani, è vincitore di molti premi sia in Cile, quali il Brunet, il premio della miglior opera letteraria del Ministero delle Culture e delle Arti, il premio del Circolo Lettori, ma soprattutto il premio di letteratura iberoamericana, quindi di tutta l'America Latina, Elena Poyatonka nel 2017. E allora facciamo dire direttamente dall'autore cosa racconta nella morte goccia a goccia. Bueno, son varias historias que se van entremezclando. Una serie di storie che si intrecciano tra di loro, e l'asse portante che unisce tutte le storie è la morte. Il libro è ambientato nel sud del Cile, un posto dove tra parentesi piove molto, e la morte è il filo conduttore, però allo stesso tempo, mi permetto di aggiungere io, è la scusa per parlare di quello che di bello ci accade nella vita e molto spesso siamo portati a dimenticare.